di poter presentare questo festival che, come avete detto, 66, cioè 66 anni che vive questo festival. E, nonostante le difficoltà, perché ci sono state, ma nonostante esse, cioè, continua, no, a voler esistere. Io credo che sia fondamentale ed importante dar voce alle nuove generazioni, dar voce ai nuovi artisti, quelli che poi no, formeranno, racconteranno la nostra storia italiana, della musica italiana. E noi abbiamo bisogno di festival come Castrocaro, assolutamente. Sono felice della squadra che si è formata per questa, anche voglia di rinnovare, anche se dopo facciamo due chiacchiere sulle nuove generazioni, questa cosa non ho capito molto bene. No, scherzi a parte, c'è bisogno sì di stare comunque al passo dei tempi, questo è fondamentale, ma non dimenticare mai le nostre radici, quello è importantissimo. C'è un'altissima qualità, un'altra qualità, c'è una qualità veramente, sono questi 10, possiamo chiamarli finalisti di Castrocaro, perché comunque sono tutti 10 finalisti, poi è chiaro, come è stato già detto, ma lo lascerà Cabras, che ha tanto desiderio di raccontarvi esattamente il meccanismo di Castrocaro, si arriverà poi alla fine a 5, da 10 saranno poi 5, per poi chiaramente eleggere il vincitore del Festival di Castrocaro. Dicevo, 10 veramente artisti, perché per me sono artisti, giovani artisti, ma artisti con grandi qualità, che io spero e credo che sentiremo poi nel corso dell'anno, anche del prossimo anno del 2025. Che dire, abbiamo tre giurie, la giuria di qualità appunto presieduta dal maestro Peppe Vessicchio, che è in collegamento. Peppe, c'è? Mi dicono che c'è. Peppe, batta un colpo. Mi sente Peppe. Tra l'altro ho scoperto recentemente che è stato anche attore Peppe Vessicchio, vabbè. E da Serena Brancale poi c'è la giuria Web Celebrities e la giuria tecnica. Infatti saranno